Benvenuti, sono Sensei Maurizio Poli. Oggi è il 1° di marzo e in Giappone, come in tutto il mondo, ma soprattutto in Giappone, si festeggia l'inizio della primavera, della rinascita, della ripartenza. Sakura, si ammirano i fiori e si aspettano la fioritura dei ciliegi. Per un samurai è molto importante la fioritura del ciliegio, ma me lo racconterà il mio caposcuola un giorno se vorrà. La frase d'inizio di oggi, per un saluto di Sakura, per un saluto di primavera, di rinascita. Volo, so volare, sull'oro del baratro ho capito la cosa più importante. E cosa hai capito? Che vola solo chi osa farlo. È una frase di Sepúlveda. Benvenuti nel dojo della Bushido Palestre, ma come al solito non sono solo. Buonasera, buonasera. Buonasera maestra, buonasera Soke. Buonasera. Oh, abbiamo in centro un consigliere della regione Lombardia, Gabriele. Buonasera Gabriele. Buonasera. Buonasera. Grazie dell'invito. Grazie che sei il nostro ospite e sei venuto a trovarci la palestra del Soke della Xian Lia Salvetti. E hai visitato anche la loro azienda, hai approfittato sì? di questo aspetto importante? Ho avuto il privilegio di visitare un'azienda, ma di visitare un luogo anche dove le passioni vengono espresse nei modi giusti. Devo dire, ho visitato sia l'azienda che la palestra e mi ha colpito, lo dicevo prima a Luciano, la passione, la tenacia ed anche il forte investimento che è stato fatto. Quindi io credo che queste strutture vadano valorizzate perché sono un luogo dove la socialità, soprattutto in una fase anche post-pandemica, si dovrà esprimere, perché è molto importante, soprattutto dopo i periodi che stiamo vivendo, sarà importante ritornare ad esprimere una socialità, perché sarà anche un messaggio verso i nostri giovani che purtroppo in questi momenti, in questa fase delicata di pandemica, stanno soffrendo più di altri queste chiusure. Maestra, sembra che ci abbia seguito nelle puntate precedenti con le psicologhe che hanno detto le stesse cose che ha detto il consigliere adesso. Però non siamo soli neanche... Prima, maestro. Il titolo della famoso titolo, come la luna nel pozzo, l'occhio la vede ma la mano non la afferra. Allora adesso possiamo cominciare. Possiamo iniziare, maestro. Ora possiamo iniziare. Prego, c'è un collegamento? Siamo già in collegamento con Shiké e Giacomo Spartaco Bertoletti. Buonasera Shiké. Buonasera a tutti, soprattutto ecco. Questa qui è una sera particolare perché sono dall'altra parte della barricata. Già. E quindi non sono io che tengo banco, ma soffrirò sotto il banco. Il consigliere della Regione Lombardia della sua presenza praticamente ha detto che si iscriverà prossimamente appena si aprono i corsi. Sicuramente è un impegno. È passato in palestra, maestro, e si è trovato già bene. Si è già trovato bene. Ma perché questo collegamento, Presidente? Per quale motivo ci troviamo in collegamento, Shiké? C'è stata l'elezione del presidente della FIGILCAM, Federazione Italiana Lotta Pesi Judo ed Arti Marziali. Il nostro presidente, nonché il nostro maestro, ha combattuto, ha dato battaglia, ha sostenuto il neo eletto presidente in ogni modo, e questo ha portato bene, perché il dottor Falcone è stato eletto per l'ennesima volta alla carica di presidente. Ma raccontaci, maestro Spartaco, raccontaci come sono andati questi 2 giorni di fuoco. Diciamo che prima di tutto non ero solo, il nostro caronte, certo, Daniele Scala giù a Roma, complimenti al segretario generale Massimo Alberti e allo staff federale per quello che hanno fatto perché tutto andasse per il meglio. Poter ospitare 700 e più persone in un momento come il Covid non era cosa facile. È andato tutto molto bene. Diciamo che prenderei come esempio d'apertura le parole di Enzo Ferrari, l'ingegner Ferrari. Il secondo è il primo dei non eletti. Quindi basta dire questo per ricordare che il nostro Felice Mariani, chapeau come atleta, come olimpionico, maestro di judo, in politica, forse perché è 5 Stelle, non ci ha beccato.
Quindi il onore e gloria va al presidente Domenico Falcone, che da 6 anni porta avanti la federazione. Però è arrivato in federazione dal 1981, quindi l'esperienza e di gavetta ne ha fatta tanta. Teniamo conto di queste cose, perché l'assemblea è andata a mo del Parlamento, sembrava di essere in Parlamento, tutti gridavano, qualcuno si è portato la crack, quindi una bagarre, non si votava per lo sport, si è dimenticati la cultura, si è dimenticata l'educazione, ma soprattutto la maestria, tutti i grandi maestri erano lì che gridavano, smaniavano per i loro giusti magari beniamini da votare. Questa è la nota che mi lascia molto perplesso. Perplesso perché mi domando dove andrà lo sport. La politica entra di prepotenza anche nello sport, con tutti i problemi che già abbiamo? Altra domanda. Io mi auguro che questa parentesi sia finita con il giorno 27, il famoso giorno della paghetta, mm-hmm. e non ci pensiamo più. Tanto è vero che la nostra trasmissione di giovedì, diciamo la gemella, se vogliamo, alla Luna del Pozzo, la gemella ancora in rodaggio, parlerà di assemblea, ma proiettata ai 120 anni della federazione del prossimo anno, 1902-2022, 120 anni di gloria, di successi e di medaglie. E di questo crescita, sarà... maestro. Eh? E di crescita, quindi, 120 teniamo... anni di crescita. Eh sì, e teniamo quindi basso un po' i problemi, diciamo, di un'assemblea con fango a destra e a manca, e parliamo di cose del futuro, perché il futuro è quello che conta. Parleremo anche e faremo vedere una grande carrellata sul museo della fisica, curato dall'architetto Livio Toschi. Quindi abbiamo completato, dimentichiamo i lati negativi, trasformiamo i lati negativi in cose positive. Io direi che perché questo è quello che accadrà da domani, cioè già da oggi, cioè dimentichiamo tutte le bagarre, dimentichiamo tutte le amarezze, rimane la concretezza che il dottor Falcone è stato rieletto e che il suo staff al completo potrà riiniziare a lavorare seriamente come ha sempre fatto negli anni scorsi. Quindi giovedì nella tua trasmissione Samurai Channel in onda dalle 18 alle 19 in rigorosa diretta ci racconterai dalla tua viva voce, sentiremo anche il dottor Falcone o sbaglio, sarà con noi? Lui la trasmissione, noi saremo così, adesso diciamo che non si chiama più dottor Falcone, potremmo chiamarlo dottor Aquila, dopo la grande vittoria. Quindi vola ancora più alto nei cieli, e quindi siamo veramente tutti pronti. Va bene. Io non aggiungo altro. Ci vediamo giovedì perché... allora. Ci vediamo giovedì. Che... Buona serata e soprattutto grazie. Per il consigliere della Regione Lombardia, diamoci dentro perché dobbiamo ritornare a essere il punto di riferimento non solo italiano ma d'Europa. Grazie, grazie. Buona serata a tutti. Grazie, grazie. Ciao, SB, a presto, a giovedì. Quindi ragazzi, Presidente, abbiamo avuto anche GSB in diretta. Sempre in forma. Sempre in forma e sempre in battaglia. Sempre ragazzi. In battaglia, sì. Però quest'anno, oggi il 1° di marzo, facciamo anche gli auguri di buon inizio anno, perché per molti, in quel 1° di marzo, chi ci sta ascoltando, è importante anche il 1° di marzo, è un buon anno di inizio primavera, questo è per chi ci sta ascoltando, ma la diretta maestra
su WhatsApp, scorre il numerino, certo, di WhatsApp. Quindi se avete voglia fate pure qualche domanda. No, ma è un test per chi ci sta seguendo, e dico anche nome e cognome, il presidente, perché qui i presidenti si ammucchiano, che è il presidente dei cronometristi, non lo sapevo neanche, Rondinone, beh, rieletto recentemente, vero, ma so che... Esatto. Ecco, voglio un messaggio su WhatsApp anche dalla sua segretaria, perché mi ha detto ci seguivano, e quindi adesso voglio vedere il messaggio su WhatsApp, se ci stanno seguendo. Ma adesso diamo spazio al nostro ospite, no? Direi proprio di sì. Una domanda, oltre che consigliere della Regione Lombardia, hai un affetto anche per un'associazione che si chiama il Circolo delle Imprese, che stimo anch'io come progetto... come progetto di cultura, di cultura industriale, di incontro sociale tra imprenditori per vedere il meglio delle imprese che ci sono sul territorio. Sì, allora innanzitutto parto con una battuta, fare le arti marziali fa bene, perché ho chiesto l'età a Luciano e sapendo l'età anche del maestro sono rimasto sconvolto dalle loro età, da come la portano, quindi parto con questa battuta. Per il Circolo delle Imprese fondamentalmente hai... fatto una presentazione spartana ma giusta, fondamentalmente un luogo neutrale, gratuito, dove si fanno incontrare gli imprenditori. Oggi far dialogare gli imprenditori, permettere all'imprenditore di conoscere in modo informale un altro imprenditore, è un modo molto semplice ma utile di aiutare un mondo, che è quello delle imprese, che sta vivendo dal più piccolo al più grande imprenditore un momento veramente difficile. Oggi per le imprese non c'è più la certezza che c'era ieri, ma ci sono tante incertezze. La politica deve rispondere, deve informarsi oggi dagli imprenditori, perché noi che siamo un organo legislativo dobbiamo sapere cosa facciamo e che leggi andiamo a fare. Quindi per noi conoscere le imprese, vedere le loro ricchezze, perché ogni impresa ha una storia da raccontare, ogni impresa ci racconta le difficoltà di ogni giorno lavorativo, questo ci deve essere anche il nostro stimolo per fare in modo di non mettere ostacoli al lavoro di tutti i giorni. Quindi il Circolo dell'Impresa fa questo, mette soprattutto in una fase pre-pandemica in contatto vari imprenditori e lascia a questi imprenditori la possibilità di conoscersi, dopo di fare un percorso che deve essere un percorso che viene lasciato alla loro conoscenza. Però lo spirito è veramente quello di lasciare libertà agli imprenditori di poter conoscere e dialogare. So che tu sei molto attento agli imprenditori, ma sei molto attento anche alla realtà. Vediamo la palestra, in questo caso sei venuto a vedere l'attività imprenditoriale dei due titolari, ma hai visto anche l'aspetto palestra come imprenditorialità. Molte palestre adesso soffrono in questo momento qua, sono chiuse, c'è difficoltà di seriamente per molte aziende. Oserei dire tutte. Tutte, maestro, tutte. So che la Regione Lombardia però ha fatto qualche cosa per lo sport, un segnale l'ha già dato, e anche tu hai fatto qualcosa per questo aspetto. Ma innanzitutto va fatto un grande applauso, un grande complimento a tutti i proprietari di palestra, a tutte le persone che lavorano nel settore, perché hanno sempre manifestato con estrema civiltà una situazione di disagio che ogni palestra, lo dicevi tu Luciano, sta vivendo. In passato è stato fatto un errore gravissimo da parte anche di esponenti politici, quello di dichiarare determinate attività non essenziali. Un errore di concetto, ma soprattutto un errore culturale, perché ogni attività è essenziale innanzitutto per l'imprenditore che investe in quell'attività, ma soprattutto queste sono attività essenziali perché rivestono una funzione sociale molto importante per i nostri giovani, verso anche persone che hanno delle disabilità e che trovano in quei luoghi anche una valvola di sfogo per ovviare a tali situazioni. Regione Lombardia è ben conscia di questa problematica. Prima di arrivare a quello che abbiamo fatto, dico anche quello che è il mio pensiero. Certo. Siamo in una fase particolarmente difficile, è appena stata prorogata la misura dell'arancio rafforzato per la provincia di Brescia. Però io credo che si dovrà trovare un punto di equilibrio tra
ciò che dice il CTS e ciò che è la realtà, che deve essere quella magari di garantire a questi imprenditori di lavorare con ingressi scaglionati, perché se la fase pandemica dovesse durare 2 anni non possiamo chiedere a questi imprenditori di aspettare 2 anni, non possiamo dare la garanzia di ristorare queste imprese perché la politica non lo sta già facendo e non lo può fare, quindi bisogna trovare un punto di incontro, perché lasciar morire queste aziende significa anche andare a mettere sulla strada tante famiglie e tante persone, e in questo momento non possiamo permettercelo. La Regione Lombardia è una misura proprio di 2 giorni fa, ha investito altri 6 milioni e mezzo di euro per manutenere i centri sportivi della Regione, è stato fatto un bando, hanno aderito parecchi comuni e anch'io ho portato un ordine del giorno di circa 2 milioni di euro che ha permesso anche a qualche comune bresciano di poter accedere a dei finanziamenti per la riqualificazione dei propri centri sportivi. È un piccolo segnale ma molto importante, non si esclude anche durante quest'anno di dare altri segnali magari anche più importanti economicamente alle categorie in questione. Anche perché l'attenzione, come hai detto tu, della politica alle imprese, all'imprenditorialità è molto importante, perché tocchi con mano quello che sta succedendo e lo riporti poi in consiglio con le tue proposte e con le proposte degli altri consiglieri, cioè realtà concrete, fatti concreti che permettono di poter essere vicini alle attività imprenditoriali. Hai detto i comuni che possono riqualificare le proprie impianti sportivi, vuol dire molto, perché molte attività sportive e dilettantistiche vengono fatte nelle strutture comunali. Certo. Sì, è un segnale in tal senso, infatti. Anche perché prima che i maestri avessero la loro palestra, quanti comuni, quanti anni nelle palestre comunali abbiamo fatto, maestro? Se non c'erano le attività comunali che ci mettevano lo spazio a disposizione per poter praticare, per poter dare spazio ai bambini. Ma hai toccato un argomento che la nostra Presidente ha portato avanti in un'altra trasmissione, sembra che ci segui praticamente, perché hai parlato di disabilità e abbiamo parlato di una puntata dedicata alle attività che abbiamo fatto noi nei confronti della disabilità, portando i ragazzi con la Nikolaevka, come dicevi, maestro. Una delle società con le quali abbiamo collaborato, Nikolaevka. Abbiamo dapprima traslocato le nostre energie e sinergie nella loro struttura. Dopo alcuni anni siamo riusciti a portare i ragazzi da noi e lì puoi pensare alla crescita non solo dei ragazzi, nostra, tutti i giorni, ogni volta che incontravamo queste difficoltà capivamo di essere fortunati ancora di più nel riuscire a gestirci la fisicità, la giornata, eccetera, eccetera. Ma poi, come osa dire spesso il nostro amico Sensei Maurizio, è il cerchio della vita. Noi collaboriamo con il Comune di Brescia come centro di avviamento alle arti marziali. Il Comune ci dà gli spazi. La Regione ci ha aiutato più di una volta nelle nostre manifestazioni che facciamo e portiamo in giro per la Lombardia. Portavamo e continueremo a portare appena questa benedetta pandemia verrà sconfitta definitivamente. Speriamo nei vaccini, ma soprattutto speriamo nelle persone come noi quattro concedetemi stasera qui, che non mollano, cercano di portare avanti anche nei momenti duri un sorriso che possa aiutare chi magari ne ha più bisogno. Cioè, grazie al consigliere che stasera ha accettato il nostro invito ed è venuto a visitare sì la palestra, sì l'azienda, ma è qui con noi, perde del tempo della sua lunga giornata per lanciare questo messaggio appena lanciato. Ci siamo, vi diamo una mano come ve la daremo appena apriamo le porte. Questo per noi è fondamentale. Ma vedo il nostro presidente. È arrivato un messaggio che può far batto. Ai, dobbiamo dire che sono pericolosi. Quei due lì sono pericolosi. Il presidente Rondinone ha detto: vi sto seguendo e vi saluto sperando di incontrarvi. Ti assolvo dai tuoi peccati, presidente, e sei presente nei nostri cuori. Il presidente nazionale dei cronometristi. Esatto. Ogni gara, ogni competizione viene cronometrata. Questo è il presidente appena eletto della Federazione Nazionale Cronometristi Italiani. Che presto lo avremo ospite. Quindi grande onore. Avremo una puntata speciale per noi. Avremo una puntata speciale. Il tuo lavoro, maestro, è stato proficuo. L'aspetto importante però delle arti marziali l'ha ricordato anche prima il consigliere. L'ha detto ben chiaro. L'hanno detto ben chiaro le psicologhe che abbiamo avuto ospiti, maestra. Lo spazio dei ragazzi si è ristretto.
E lui ha detto, ha toccato queste prima in palestra in via Sondrio? 14 a Brescia. In Sondrio 14 a Brescia, ha detto il disagio giovanile è ben presente, dovremo curare, aperte e chiuse virgolette, nei prossimi anni questo aspetto qui dei giovani che sono stati compressi come una molla e poi dovremo rilasciare e gestire questo disagio non solo con l'aspetto psicologico dei terapeuti che rispettiamo, che a volte vengono anche da noi cinture nere a farci delle lezioni per l'aspetto psicologico, è molto importante l'aspetto psicologico, ma seguire mens sana in corpore sano, attività sportiva, la mente riparte, se fermo la mente fermo anche il corpo, se metto la mente in una gabbia, rilimito gli spazi, anche il corpo ne risente, quindi avremo dei disagi pesanti, maestra. Li abbiamo già, penso che a Milano poi si stiano vedendo, no, queste cose. Se noi pensiamo a una famiglia che abita a Milano, costretta lì con la DAD, che non mi piace questo termine, consigliere, non mi piace, a distanza, però non è bello, non è bello. Si dice faccio la lezione in Zoom, non è la bene la tecnologia, cosa. Va bene, utilizziamo la tecnologia, usa ciò che sei, ma l'aspetto sociale, il condividere un momento di socialità, di poter dare anche per i bambini, gli adolescenti, gli adulti, le donne, i corsi di difesa personale che non vengono più fatti, maestra. Notiamo purtroppo, l'abbiamo visto in parecchie puntate, con te presente, l'aspetto della violenza sulle donne, soprattutto in questo anno di pandemia, i dati si sono pesantemente accentuati perché la violenza domestica denunciata ai non e non, con l'avvocato che abbiamo avuto ospite, che è l'avvocato allo sport qui di Brescia, che ci ha aperto un piccolo squarcio il giorno della festa. Abbiamo avuto la presidente delle pari opportunità qui di Brescia, che ci ha parlato questo aspetto qui, i dati, i numeri veramente pesanti dell'aspetto femminile e della violenza però che c'è sulle solo, donne. Non solo, perché si sta sviluppando anche tra i giovani. Purtroppo quindi, sì. Purtroppo i giovani hanno, in questo momento di difficoltà, fanno queste stupidate, quindi i vari furtarelli, non si tratta solamente dei giovani disagiati, ma anche, chiamiamoli così, i giovani equilibrati, che fino a un attimo fa comunque portavano avanti una vita sociale tranquilla, trovano a fare queste stupidate che purtroppo... L'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, se volete saperlo, la simpatica metropolitana di Brescia, si danno appuntamento sui social a certe fermate perché ci sono le vie di fuga, rissa così, istantanea, eccetera, dove c'è, e poi scappano tutti dalle varie uscite della metropolitana di Brescia. Rissa in piazza Tebaldo Brusato, Desenzano, Gallarate, il Pincio Roma, devo andare avanti... sono tutti piccoli che sono poi non segnali, li riportano neanche più adesso sui giornali. Segnali che il disagio comincia a portare a ma ragazzini, maestro, 13-14 anni, maestro. Catene, bottiglie rotte, spranghe di ferro. Questa è la realtà, se vogliamo chiuderla fuori dalla nostra porta va bene, ma se vogliamo guardare in faccia la realtà e dirci quello che sta succedendo adesso sui giovani, con le palestre chiuse, con le attività, lascia perdere la palestra Bushido, ma le attività dei comuni, le attività degli assessori dello sport che con poco fanno molto, perché con poche risorse riescono a dar vita alle palestre, molto sinceramente. Dietro qui, dietro la telecamera, abbiamo un assessore del comune dello sport che saluto, eccolo là, un amico Spagnoli che è assessore al comune di Montirone, che mi raccontava che con poco riesce a fare molto. Montirone, piccolo comune dell'Interland, però tante realtà, tante associazioni del territorio che usufruiscono delle strutture che tu citavi prima, Gabriele, con piccole risorse della Regione Lombardia, ma sono segnali di attenzione, no? Ma questo è il momento dell'Unione, è il momento dove le istituzioni devono dialogare, perché la fase è difficile per tutti, è difficile per il mondo dell'impresa. Se noi non avessimo gli imprenditori, non avremmo nemmeno quelle risposte anche sociali che ogni giorno arrivano dai nostri comuni e vanno ad aiutare le persone più in difficoltà. Quindi io credo che focalizzare il nostro impegno nel dare delle risposte a delle domande che arrivano dalle imprese sia un dovere.
In seconda battuta, le palestre sono imprese e va trovato un modo per dare una via di sviluppo per i prossimi mesi. Il chiudere ad oltranza non sarà più sostenibile nei prossimi mesi per i motivi che ho detto prima. Ma soprattutto noi abbiamo tanti sindaci, tanti consiglieri comunali, tanti assessori che fanno politica in questo momento qua in prima linea, la fanno anche rischiando dal punto di vista personale la propria salute, e quindi va dato un plauso anche a loro, perché chi fa politica all'interno del comune, qua abbiamo Filippo Spagnoli, la fa veramente, prendo come esempio lui, la fa veramente quasi gratuitamente, perché investono veramente tante ore quante le fa un consigliere regionale e sono in prima battuta ogni giorno a dare risposte alle domande più disparate, a portare il cibo a casa alle persone che non possono uscire. Veramente i nostri amministratori stanno facendo uno sforzo encomiabile, poi anche uno sforzo dal punto di vista burocratico, perché ogni mese cambiano decreti ed ogni mese bisogna interpretare in maniera differente un decreto rispetto a quello che c'era prima. Quindi arrivano 1000 domande a loro e devono dare 1000 risposte, talvolta non sapendo che risposta dare. Quindi va fatto veramente un plauso a loro. È il momento dell'unità, è il momento dove tutti noi dobbiamo fare un piccolo passettino per aiutare l'altro, perché si esce da questa pandemia cercando di aiutarci l'un l'altro. Sembrano frasi fatte, ma senza un senso di appartenenza, senza un aiuto reciproco che tra di noi dobbiamo darci, non ne usciamo. È il motto dei Marines: non lasciamo indietro nessuno, perché il motto dei Marines è questo qui. Non lasciamo indietro nessuno. In questo momento, consigliere, è vero, è il momento dell'unità, evitiamo gli scontri per dare risposte alle imprese e alle famiglie che sono coinvolte in questo momento qua. Io sono rasserenato dalle parole del consigliere, perché giusto prima, parlando di riuscire a far dialogare tra loro gli imprenditori, gli artigiani, è qualcosa di, secondo me, irraggiungibile. Invece voi ce la state facendo, complimenti. Sono giovani, hanno delle ottime idee, le sta mettendo nero su bianco davanti a chissà quanti telespettatori, e questo mi rincuora, mi dà carica, mi dà la carica a me che sono anziano, sicuramente, ecco. Anche i nostri giovani che ci ascoltano. Io mi alzo dopo questa, me ne vado, dopo questa cosa che ha detto il nostro socio, me ne vado, mi rifiuto di stare qua. Anziano, cosa, ragione, maestro? Anziano, adesso, come si dice sui social, un anziano, come lo chiamano? Sono un boomer. Vengono a dirtelo di persona. No, è così, va benissimo. Ma i giovani, le istituzioni che qui rappresenta il consigliere, hanno delle ottime idee. Quindi noi sentiamo spesso dibattiti in TV dove litigano, si prendono a pugni, ma poche volte si sentono cose concrete come abbiamo sentito stasera. Anche per la Regione Lombardia ci ha messo 6 milioni, diceva. No, non so, quante aziende hai visto nel tuo mandato? Quante aziende hai visitato? Ma in 3 anni credo siamo sui 600-700 aziende. Alla faccia, e sono 600-700 lezioni di vita, perché ogni azienda ti insegna qualcosa. Quindi per me è fonte sempre di ispirazione andare a trovare ogni imprenditore, perché ti racconta un pezzo di storia della loro azienda. È un onore, è un privilegio, spero di poter continuare a farlo anche in virtù del periodo che stiamo vivendo, però veramente Brescia ci dà sempre a disposizione aziende di una creatività e di una e molto strutturata, che hanno già superato la crisi del 2008. Brescia si è riconvertita, è diventata il motore della manifattura europea. Non abbiamo nulla da invidiare alle altre province, abbiamo veramente imprenditori illuminati, creativi e che hanno la tenacia di cui ti parlavo prima, non mollano mai. Quindi sono convinto che anche questa volta riusciremo a superare una fase molto difficile come questa, ma ne usciremo più forti di prima. Ti faccio un esempio degli imprenditori, come stai dicendo tu, che reporto alla nostra arte marziale, che è il jiu-jitsu. Molto spesso il jiu-jitsu è raffigurato come un salice e un pino. Un pino, quando nevica, è molto forte, così, un bello robusto. Nevica, e il salice si piega sotto il peso della neve. A un certo punto il pino non ce la fa più e si spezzano i rami e cade. Il salice si piega, lascia cadere la neve e torna. Questo è un esempio dell'imprenditoria bresciana e non, perché siamo sul canale 231, Sky 810, quindi ci vedono dappertutto, e in streaming
su www.welltv.eu. Quindi sì, la TV è a Brescia, ma noi parliamo di imprenditorialità della Regione Lombardia e delle altre regioni. In questo momento c'è il consigliere della Regione Lombardia, parliamo del nostro territorio, perché è importante. 700 aziende in 3 anni non è poco. Devo dire, 700 aziende in 3 anni ha il polso sicuramente di quello che sta succedendo dal punto di vista del corpo proprio produttivo, dalle piccole alle medie, alle grandi, è visitato, ma soprattutto le medio-piccole, perché sono quelle che sono la catena di vitale del sistema economico. Noi abbiamo economico. Un tessuto di medio-piccole aziende che però hanno una forza organizzativa e soprattutto anche ritorno al principio della creatività. Noi abbiamo tante piccole imprese che innovano, che sfornano brevetti, la Lombardia è capitale da questo punto di vista nello sfornare brevetti, e le nostre, pensate alle nostre piccole, medie ma anche grandi aziende che investono sulla ricerca, quanti soldi fanno risparmiare al pubblico e che passi da gigante fanno fare al pubblico investendo risorse proprie nella ricerca in tanti settori, nella ricerca medica, nella ricerca di tanti altri settori che permettono tante volte al pubblico di avere un prodotto o delle risposte già fatte. Soprattutto anche sul territorio bresciano, per dirla proprio così all'americana, tante piccole start-up biotech attive nel sistema medicale ci sono sul territorio, sì. e danno lavoro, prospettive, futuro. Danno lavoro, prospettive, futuro e danno risposte, perché il nostro mondo pone sempre delle domande, la pandemia ha accelerato un processo che era già in atto e le nostre imprese si stanno adattando a questo progetto che così in maniera pesante ha accelerato tutta una serie di meccanismi. Come vedi, anche questa trasmissione qua è nata dall'idea del presidente di Socche, perché dicono dobbiamo comunicare in maniera diversa anche quello che succede in palestra. Poi la palestra è venuta meno, perché le tue attività, le tue open day maestra sono cessati, no. Però dici io mantengo l'impegno di come azienda di coprire i costi della messa in onda, scusate se sono volgare e parlo di denaro in questa cosa qui, e però diamo spazio di poter parlare anche sì dell'attività della palestra, sì del disagio giovanile, ma anche di quello che c'è fuori dalla porta dal punto di vista imprenditoriale. Molto importante, perché senza dignità di lavoro non c'è palestra, non c'è relax, non c'è niente. Quindi la formazione, noi stiamo aspettando tutti quanti in Italia la firma oggi del decreto del Presidente del Consiglio Draghi per, non si chiamano più ristori ma si chiamano sostegni. Quindi sono 32 miliardi di sostegni, consigliere. Ma sono 32 miliardi di risposte che devono essere date. Non sono sostegni, ma abbiamo chiesto a tante aziende di mettersi da parte per preservare la salute pubblica. È giusto ridare indietro una minima parte che le aziende non chiedono, ma che servono veramente per andare avanti. È un dovere della politica trovare le risorse finanziarie per permettere a queste aziende di poter andare avanti a produrre ricchezza. Noi dobbiamo solo permettere alle aziende di poter andare avanti a produrre ricchezza e soprattutto di permettere a regioni come quella lombarda di poter essere veicolo anche nel mondo di tante cose positive. Io sono convinto anche per un aspetto importante, la carenza ad esempio di saldatori per la LR, cioè dice cosa stai dicendo Maurizio, sei in cintura nera di giudizio, cosa parli di saldatori? Parlo di formazione, l'attenzione della Regione Lombardia per quanto riguarda la formazione, la riconversione dal punto di vista anche di cosa so fare adesso, posso imparare una cosa nuova, certo. E reinserirmi in un mercato del lavoro che cerca delle persone con dignità, soldi, denaro, e posso mantenere la mia famiglia e posso pagare l'iscrizione alla palestra, magari, o no, consigliere? Noi sulla formazione investiamo tanto, ma perché quello è il metodo. Prima, quando ho visitato l'azienda di Luciano, ho proprio fatto la domanda, la formazione viene fatta in casa rispetto a... Perché tu hai citato l'esempio dei saldatori, oggi è veramente difficile trovare dei saldatori sul mercato. Anche perché la nostra è una realtà fatta di tante piccole e medie imprese che si tengono stretti i loro dipendenti, che sono formati da tanti tanti anni di pratica sul campo. Noi abbiamo delle abilità, le nostre imprese hanno queste abilità e dobbiamo investire sul futuro dei nostri giovani e sul fatto che lavorare in azienda non sia assolutamente, non deve essere visto come un ripiego, perché oggi le nostre aziende hanno
hanno tante macchine, hanno tanta robotica che permette a tanti operatori di fare un lavoro anche molto utile, ma che è migliorato nel tempo. Dicevano, senza togliere niente a nessuno, il liceo, fai l'ITS, oh, l'ITS sei uno di serie B. Rendiamoci conto che le parole del consigliere sono molto importanti, perché far andare una macchina dal punto di vista 5G, informatica, tecnologicamente avanzata, ci vogliono competenze tecniche, capacità di saper fare elevatissime oggi come oggi. Molto elevate, tante volte i nostri imprenditori non acquistano macchinari, quindi perdono di competitività perché non c'è un operatore in grado di far andare questi macchinari. Questa è una lacuna da togliere, perché oggettivamente noi dobbiamo essere leader nel mercato europeo, perché ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare. Il futuro nasce dalla competitività e la forza delle nostre piccole e medie aziende. Ma a quello che dici, noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle, intorno al 2000 abbiamo cercato un autista, un conducente del nostro veicolo pesante, per 2 anni, senza riuscire a trovare un conducente serio per tutto questo tempo. Oggi i nostri giovani hanno completamente modificato il loro modo di pensare e, come dice il nostro consigliere, sono diventati elastici mentalmente. Difatti abbiamo fior fior di ragazzi, abbiamo una squadra composta da ragazzi giovani, il più grande ha 29 anni, che hanno diplomi in diverse situazioni, ma si sono messi in testa di ricominciare e provare a fare l'artigiano, cioè, ma non l'artigiano, la partita IVA che apre un'operazione. All'interno di una società come la nostra già esistente arriva il ragazzino che dice: a me piacerebbe molto imparare a saldare. Noi abbiamo un ente che prepara i saldatori e qui vicino a noi è il centro della saldatura, spiega, insegna, ha fatto sì che la nostra azienda potesse diventare a sua volta certificata nel canale della saldatura. Non abbiamo più bisogno di cercare un saldatore, formiamo il saldatore. Così come formiamo, abbiamo fior fior di ragazzi che sanno fare il fondale dell'ambulanza in legno, e lì hanno un nome, in dialetto bresciano si dice il maringù. Il maringù è quello che sa lavorare il legno come se fosse plastilina. E così come abbiamo l'artigiano battilastra, il battilastra non è quello che rompe i vetri, come uno pensa, ma è quello che battendo la lamiera gli dà una forma. Noi, vedendo questi ragazzini che arrivano subito dopo la scuola, convinti, uno, ricordo, faceva il cuoco, ci sapeva dire come quando preparavo le brioche, mi preparo questa cosa, è grande prestigio. È diventato responsabile del settore della qualità all'interno dello stabilimento di Vecco. Ragazzi, la mentalità si è aperta, la pandemia qualcosa di positivo forse ce l'ha dato, e con questa mentalità riusciamo a crescere. Negli anni 2000 avevamo solo lavoratori cercati con il lanternino, eccetera eccetera, messi lì sul loro compitino e non fatemi fare altro. 2020 abbiamo ragazzi che sanno fare più o meno tutto quello che serve in azienda. Per noi è una grande soddisfazione, ma credo anche per loro, perché poi sei capace di fare il posto di lavoro, lo trovi, vuoi cambiare, ce la puoi fare. Ma anche no, all'interno dell'azienda hanno la possibilità di variare, crescere, di crescere, certo, e di migliorare, certo, la loro un altro posizione. Messaggio, maestra. Un altro messaggio. Bene. Questo messaggio veramente è un pensiero che abbiamo un po' tutto, specialmente noi che in questo momento non stiamo lavorando. Perché dice, a parte buonasera a tutti, le persone chiedono dignità, non assistenzialismo, per essere orgogliosi di aver costruito il proprio futuro e quello delle loro famiglie. E lo sentiamo spesso, l'abbiamo sentito e lo sentiamo spesso. Abbiamo capito che lei è molto sensibile a riguardo, però magari se riusciamo a dare una risposta, un pensiero. Ma è un messaggio giusto, perché togliere il lavoro a un'impresa o a una persona che lavora per un'impresa significa veramente togliere la dignità. Non dare la possibilità a un padre o una madre di tornare a casa la sera e non avere delle risposte economiche da dare alla propria famiglia, credo che sia la cosa peggiore in assoluto. Noi dobbiamo veramente, lo dico anche alla classe politica, che
deve dare le risposte, ma per uscire, per pensare al dopo, non per pensare né ai ristori né a tutte le forme di assistenzialismo che vanno bene in questo momento qua. Bisogna pensare ai prossimi anni, bisogna dare una Lombardia, un'Italia che vada molto più forte di come è andata fino ad ora. Il lavoro è importante, ma bisogna permettere alle aziende di poter lavorare. Questo è un messaggio che credo che debba incontrare il favore da parte di tutte le forze politiche. Non c'è più decrescita felice. La decrescita non è felice, la decrescita è infelice. Deve essere crescita e si deve dare la possibilità alle imprese di poter produrre ricchezza. Altrimenti manca quella dignità che nel messaggio della signora è espressa nei modi in cui l'ha espressa. La decrescita felice esiste solo nei libri. No, quello ecco. Che volevo dire è che a riguardo delle palestre, diciamo, delle nostre, del nostro settore, è mancato proprio questo discorso delle rendere, dicevo, questo è un lavoro, è un mestiere, cioè non è un lavoro di serie B. Quindi chi gestisce le palestre, chi lavora in una palestra, porta comunque a casa uno stipendio per poter mantenere la famiglia. E oltretutto esprime la propria passione, cioè non è che perché fai un'attività fisica non devi essere riconosciuta. Quindi quello che purtroppo abbiamo notato e che dispiace veramente a noi è il fatto che non siamo stati considerati lavoro, cioè il lavoro, l'attività della palestra è stata considerata ok, è un superfluo, non serve, la palestra non serve in questo momento, tagliamola a priori. In effetti siamo stati i primi a chiudere, lo siamo stati un anno fa e siamo stati gli ultimi ad aprire e adesso onestamente non c'è neanche, io perlomeno non ho sentito l'idea di quando è che apriremo le palestre, sì si parla di fare delle aperture scaglionate, però diciamo è mancato un rispetto nei riguardi di questo tipo di lavoro e secondo me questo è mancato nella politica, non siamo stati riconosciuti. C'è ancora un altro messaggino. Il tuo direttore tecnico addirittura. Lui ci scrive, grazie mille, mi mancate tutti, anche tu caro, ci manchi tantissimo. Il nostro direttore tecnico che salutiamo. Davide Chiarini. E non vediamo ormai da un anno. Ormai non ci si vede, ci sentiamo. E Quinto Dan, il nostro direttore tecnico, che salutiamo e abbracciamo forte, ma non riusciamo più. Che scalpita, ragazzi, ha voglia di tornare sul tatami. Ma sentivo un'amarezza nelle note davvero. Della Presidente, sì. Ma perché puoi chiamare lavoro un lavoro dove tu lavorerai, non so, dalle 9 alle 9 e un quarto di... ogni giornata. La palestra è chiusa, nonostante è chiusa. Io sono lì tutti i giorni. La Presidente è lì dalla mattina alle 8 e siamo usciti adesso per venire in trasmissione. Altrimenti sarebbe continuata l'attività. Quindi non possiamo permetterci di amareggiarci perché un qualche politico magari di passaggio non ha compreso che questo è il mondo del lavoro. Dobbiamo dare spazio e il nostro appoggio ai politici che stanno sentendo e capiscono questa situazione, come il nostro consigliere qui presente, ragazzi. Anche perché, grazie. Maestro, tu riderai, ma il calzolaio di Bedizzole che mi parlava, è stato là un titolare di una palestra di Bedizzole, è stato a parlare 5 minuti perché questo calzolaio è bravo, un signore che ci avrà anche lui 75-80 anni, molto bravo, e ci si confessa, dice, guarda, stava per piangere Maurizio, l'ho visto quasi per piangere perché aveva investito, ha aperto una palestra, un altro centro, aveva un bel indotto anche, dava del lavoro a altri maestri, dignità e quant'altro, e adesso è lì che stava per piangere. Ma certo. Maurizio, perché l'amarezza c'è, pensiamo ai maestri di sci, ma non stanno facendo. Tu hai il preparatore, maestra? Sì, ne abbiamo preparatore. Sì. Per la squadra di sci, no? Degli agonisti, i ragazzi. E anche lì lui può operare perché lavora appunto con la squadra agonistica, però abbiamo proprio pochissime persone e pochissimi atleti, perché comunque si cerca di rispettare chiaramente queste cose. Tu pensi al Rocca, al campione Rocca, ha due attività, una in Italia a Livigno e una dall'altra parte in Svizzera. Qua fatturato zero. Tallaro in Svizzera. Con tutte le norme restrittive che sono svizzeri, anche cioè non sono Babbo Natale, ma con le eccetera, sta lavorando qualcosa. Quindi pensiamo al buco nero che c'è lì dal punto di vista dello sport amatoriale, perché alla fine non siamo tutti atleti
olimpionici, certo, perché devono andare a Tokyo, certo. Ma l'aspetto amatoriale è molto importante e dà del lavoro a tantissimo indotto, tantissime persone lavorano intorno alle palestre. Per adesso questo momento qua non c'è. C'è la voglia di ripartenza, c'è questa molla compressa dell'attività che deve ripartire, come succede nelle attività imprenditoriali tradizionali. Io penso che sia questo. È arrivato un altro messaggio, maestra. Tieni tu un attimo gli ospiti che sono lì in TV. Io devo leggere. Ma sicuramente noi parliamo di aziende che non mollano. Il giornale Samurai, la rivista Samurai, la rivista delle arti marziali, è in edicola da 45 anni. Quindi consigliere, gente che non molla, esiste anche nel campo dello sport. Bene, un altro... Eccoci al messaggio. Un altro messaggio che dice: hanno ragione, non è solo un lavoro, è un servizio alla comunità, un luogo di ritrovo, un riferimento per i figli. La dignità di costruire qualcosa sulle nostre incertezze è la più bella delle vittorie. Sono scatenato. Oggi c'è movimento, ma abbiamo finito, siamo arrivati quasi alla fine. No, ci abbiamo ancora 10 minuti. Però Lorenzo mi dice taglia. Abbiamo ancora 10 minuti. Lorenzo è il nostro regista. 8 minuti, dai. Però possiamo fare un'altra domanda? No, ne usciamo con i vaccini, con una vaccinazione mirata, con una vaccinazione che in questo caso sta venendo su Brescia per via degli ovvi motivi. Dobbiamo pensare tutti che vaccinarsi è un bene per noi stessi, ma un bene anche per le altre persone. Solo così riusciremo a guardare il futuro con più chiarezza, con più importanza. Detto questo, io ritorno sempre alla questione delle attività non essenziali. Quando parlavi tu prima, emerge un po', c'è stata una mancanza di rispetto in passato, perché definire delle attività non essenziali è stata una mancanza di rispetto veramente a tante micro aziende che ogni giorno effettuano dei lavori utili per la comunità. E quindi io credo che di non essenziale oggi c'è chi manda un messaggio sbagliato, perché le tante micro aziende che hanno chiuso, mi vengono in mente anche tanti altri settori, non stanno chiedendo altro che di poter avere una dignità. E se noi non diamo l'importanza a tante piccole realtà di avere quella piccola cosa che hanno chiesto, che è il termine dignità, vuol dire che non crediamo nella cultura del lavoro, non crediamo nella cultura dell'impresa. Bisogna vaccinarsi, ma al tempo stesso la politica deve avere una visione di medio-lungo periodo, oltre che del breve, per dare la possibilità a queste tante piccole e medie aziende, perché sono le piccole e le medie aziende che fanno grande la Lombardia e fanno grande l'Italia. Noi siamo conosciuti per le grandissime aziende, ma anche per la creatività delle tante e piccole e medie aziende. Nel caso delle palestre, ritengo sempre che il ruolo sociale che queste strutture rivestono, soprattutto e rivestiranno nel futuro per tante persone che usciranno un po' meno forti, ammaccate dalla pandemia, dovremo pensare non a come sia come ristorarle, ma a come dargli l'opportunità di poter lavorare in sicurezza e in tranquillità anche economica. Io dico di più: ricostruire non solo il corpo, ma anche la mente, perché la mente è danneggiata, come diciamo prima, in questo momento da queste restrizioni corporee, di stare chiusi, di non poter socializzare, lasciano dei segni. Ma sto bene, ma dopo le ricadute ci saranno. Quindi l'aspetto della palestra, della socialità, come dicevi tu, è molto importante. Ma tornando all'economia, tornando al territorio, se prendiamo ad esempio da quello che sta facendo la Grecia, dici la Grecia, Maurizio, sei impazzito, la Grecia, presente il film Mediterraneo, quella bellissima isola, sono tutti vaccinati. Hanno detto noi, non è la Lombardia. Se pensiamo che la Lombardia fa più abitanti di Israele, dice Israele ha vaccinato quasi tutti. Sì, ma fa meno abitanti della regione Lombardia, Israele, che rispetto tantissimo perché aspetto militare, la nonna accompagnata a vaccinarsi dal nipote, tu chi sei? Sei nipote, vieni qua, Zac, vaccinato. Tu chi sei? Vaccinato. Alla sera al pub, birra e vaccino, Zac. Esasperiamo, sono 6 milioni e mezzo di abitanti Israele. La Lombardia ne fa molti di più.
Ne fa 10. Ecco. Io da europeista convinto mi aspetto che l'Europa dia delle risposte più certi e più veloci sulla distribuzione dei vaccini. In questo momento noi abbiamo ricevuto circa 900.000 dosi, ne abbiamo somministrate 700.000. Bertolaso secondo me ha dato una strategia giusta, vaccinare la prima volta per ampliare la platea per dopo vaccinare, fare un secondo richiamo dopo qualche tempo. In questo momento dobbiamo fermare il virus, lo si ferma solo con un'organizzazione, permettetemi il termine, molto capillare, ma soprattutto con la presenza di vaccini. In questo momento purtroppo quelli che sono a disposizione sono questi e quindi bisogna scegliere dove e chi vaccinare. Quindi però mi aspetto veramente, io da europeista convinto, che l'Europa dia delle risposte molto più impattanti e molto più importanti. Ce l'aspettiamo dall'Europa, perché non deve essere l'Europa matrigna, ma deve essere un'Europa che cambia pelle, perché questa pandemia, se ci insegnerà qualcosa, ci deve insegnare il cambiamento di mentalità e di approccio verso i territori, perché non siamo figli di secondo letto di nessuno. E quindi l'aspetto importante che hai detto tu, le dosi devono arrivare, i contratti devono essere rispettati, se avremo le dosi ci vaccineremo, se torneremo a vaccinarci torneremo ad avere il consigliere ospite in palestra, maestro, quando vuole, che ci volentieri farà piacere, sì, di averlo ospite in una tua lezione, maestro, si potrà averlo il consigliere. Assolutamente sì. Parto dalla base, maestro. È l'unica forza che dobbiamo mettere in atto, il vaccino. Non abbiamo altre fonti. Sì, è vero, possiamo tenere lontani gli agglomerati, ma per quanto tempo? Per quanto tempo? Il presidente degli industriali, che eccetera, Bonomi, ha detto le aziende sono a disposizione per produrlo anche in Italia e per vaccinare. Certo. Diamo, le aziende sono disposte. La possibilità di riconvertirsi e produrre ricchezza per l'Italia, ma anche per il resto d'Europa, per il resto del mondo. Quindi sono cose importanti questo aspetto qui. Una puntata particolare che ha sfiorato l'aspetto economico, l'aspetto della ripresa. Abbiamo voluto dare anche dei messaggi positivi, come facciamo sempre, maestra. Sempre. Perché l'aspetto positivo è dare delle frasi, perché le parole sono importanti. Sì, ho visto dalla regia che manca qualche minuto, devo chiudere. Ho capito, devo trovare la frase un attimo solo, che trovo anche la frase per chiudere la puntata. Però un saluto del consigliere ai nostri telespettatori. Ma è stato grazie per l'invito, è stato un piacere visitare l'azienda, è stato un piacere visitare la palestra, un abbraccio virtuale a tutti i proprietari di palestra, a tutti quegli imprenditori che con le loro piccole e medie o grandi attività permettono alla nostra regione, alla nostra nazione di essere credibile in Europa e nel mondo. Grazie. Lasciamo con un messaggio conclusivo della puntata, molto importante secondo me, è che ci farà riflettere, spero, come i nostri messaggi che lasciamo, grazie anche allo spazio che mi dà la Presidente, se no mi taglia questo aspetto qua. Nasciamo senza portare nulla, moriamo senza poter portare nulla, ed in mezzo, nell'eterno che si ricongiunge nel breve battito delle ciglia, litighiamo per possedere qualcosa. Noi vogliamo possedere futuro per le imprese, per le palestre, per tutti quanti. Alla prossima puntata. Quindi l'appuntamento lo rimandiamo a giovedì, dalle 18 alle 19, con Samurai Channel. La replica, sempre di giovedì, dalle 22 alle 23. Grazie Gabriele di essere stato qui. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.